Buonasera, grazie per essere qui. Il mio nome è Noura Tafesh, sono un'artista visiva, una ricercatrice indipendente e un'onomaturga, il che significa che ho una passione e un vezzo per coniare nuovi termini in lingua italiana. Diciamo che in tutte le mie pratiche mi faccio colpire da delle piccole cose. Disegno in miniatura, analizzo piccolissimi angoli dell'internet e tento di descrivere minuscoli anfratti dell'esistenza attraverso i neologismi. Ed è proprio da un piccolo dettaglio, un aspetto quasi esiziale del linguaggio, che vorrei iniziare il mio racconto personale e le mie riflessioni. Sono un'artista italiana e palestinese di origine, ma di rado, se non mai, nel mio lavoro artistico sottolineo la mia appartenenza culturale o menziono il contesto biografico da cui provengo. Di recente ho notato invece come nel mio percorso professionale gli inviti per partecipare a mostre o eventi da parte di istituzioni o circuiti nel settore artistico ponessero un particolare accento e delle particolari condizioni rispetto al mio coinvolgimento, classificandomi in quanto artista o persona razzializzata. Questa parola deriva dal suo sostantivo, razzializzazione, un termine tecnico, ma anche di uso divulgativo, che proviene dagli studi postcoloniali, di origine francofona e anglofona, e che designa un processo sociale complesso e articolato a cui si attribuiscono delle caratteristiche identitarie dispregiative e degradanti nei confronti di un gruppo di persone considerate una minoranza subalterna. Il termine razzializzato in ambito discorsivo viene spesso utilizzato come sinonimo per tutte quelle persone per cui il background migratorio non solo sono soggetto di oppressione. Chiaramente, pur affermando e riconoscendo con fermezza l'esistenza del processo, tuttora in corso, penso che sussista una differenza non trascurabile quando una parola da sostantivo passa a diventare aggettivo, ossia quando dal descrivere un processo e un fenomeno la parola si utilizza per descrivere una persona, attribuendone una qualità specifica, in questo caso essere vittima di una discriminazione sistemica. Faccio notare che esiste una parola per chi subisce, ma altrettanto non è diffuso un termine per chi perpetra. Come dicevo, non mi sono mai autodefinita come un'artista di seconda generazione o un'artista razzializzata. Come sempre sono state altre persone a dirlo a me. E anche questo dettaglio, secondo me, non è trascurabile. Ho quindi iniziato a notare come questo eccesso descrittivo, non richiesto, fosse un modo per esercitare un potere sulle mie capacità espressive e una limitazione di orizzonte per il mio percorso artistico. Penso che in realtà tutte le parole possiedano una loro autorevolezza, ma poche in realtà abbiano un'autorità come l'esercita l'aggettivo razzializzato. Questa parola, a mio avviso, è un'arma a doppio taglio. A seconda del contesto in cui viene utilizzata, evidenzia, ma anche altera, dei rapporti di potere, di percezione del sé e di consapevolezza. Da un lato, nel contesto italiano sociopolitico, l'uso è essenziale per identificare una violenza in atto. Dall'altro, secondo me, nel contesto di produzione artistica, in cui orbito, in cui lavoro, il termine diventa come una briglia, una costrizione, un marcatore di estraneità. Per quanto una condizione possa essere vera, in realtà non è detto che sia desiderabile reiterarla in ogni declinazione della propria vita. Quando vengo appellata come artista razzializzata, non faccio caso solo al fatto che è la definizione che qualcun altro ha scelto di darmi. Mi domando anche il motivo per cui lo fa. Questa parola non dice solo a me, ma anche alla società, il cosa posso o non posso fare, cosa posso dire e cosa non posso dire, e soprattutto cosa ci si aspetta che io possa esprimere.
Questo come se la presenza dell'artista, in questo caso, esistesse solo in funzione a una causa esterna, per di più infelice, che ne definisce i confini e i limiti. Con queste parole, con questo aggettivo, sento come se pesassero su di me delle limitazioni, ma ancora di più modifica le prospettive sulla mia libera espressione, che in realtà è tutto quello per cui un artista dovrebbe disporre, e che in realtà mi circoscrive una categoria che non ho scelto io. Non sentendo questa autorealità, quindi mi chiedo dove vanno a finire i miei talenti, ma i talenti anche di altri. La ricerca che elude dal vincolo biografico, che ne è? L'interesse personale a trattare temi diversi da se stessi? Quindi mi chiedo e mi dico che la nostra storia non è il solo oggetto della nostra attività artistica. Di nuovo, questa parola ha la capacità di trasfigurare la percezione che desidero avere di me stessa e la mia ragione d'essere. È come se deformasse il mio potenziale di scelta. Ho percepito una doppia affermazione di violenza in quell'attribuzione, una per il suo significato e l'altra per il motivo per cui vi ho appena descritto. È come se fosse un monito che ricorda non solo a me stessa, ma in realtà anche agli altri, che posso essere valutata e considerata per una condizione mio malgrado. Non da ultimo, queste parole sono uno strumento linguistico nelle mani di chi desidera che io non esca da quei confini. E spesso il mondo dell'arte prospera su questo potere selettivo. Il mio dubbio è che in Italia ci si aspetti che gli artisti di seconda generazione facciano riferimento alla loro biografia ed esperienza, esperienza di oppressione, come una condizione sine qua non. Quando qualcuno dall'esterno utilizza il binomio artista razzializzata o razzializzato, per me significa pretendere che gli artisti brandiscano la propria intimità come architrave su cui reggere un'intera carriera e una nuova corrente espressiva. Spesso mi è stato detto: sei di origine palestinese, perché non parli del conflitto, della tragedia? Perché ce ne servirebbe proprio una così per questa mostra? Seppur io non faccia menzioni personali nell'ambito della mia professione, e ben lungi da pensare che non ne sia fiera e felice, ho sempre pensato che fosse un ambito di sé da tutelare. È capitato molto spesso a me, come immagino anche forse alle oratrici e agli oratori di oggi, di essere chiamati per parlare della propria esperienza, storia di cittadinanza e identità, perché poi queste sarebbero diventate documentari, articoli, reportage, tesi di laurea di altri. Per anni il quarto potere e la settima arte hanno amplificato, ma anche estratto e prelevato informazioni su un patrimonio collettivo, attraverso la pratica dominante dell'eviscerazione biografica. Ossia, si attingeva alle storie personali a piene mani, del genere: dici tutto su di te, sulla tua famiglia, su tua madre, su tuo padre, le aspirazioni, i sogni tuoi, gli aneddoti, le barzellette, gli episodi tristi, anche quelli allegri, le abitudini strane, i segreti inconfessati, i traumi. A volte realizzo come spesso la mia storia personale, i miei intimi episodi di vita siano stati in realtà la posta in gioco in cambio di interesse e visibilità per la causa che sostenevo. Ora mi chiedo se sia un percorso obbligato doversi rendere visibili attraverso la propria storia personale. Per cosa? Per ottenere giustizia, finanche credibilità. Quello che desidero esprimere alle artiste e agli artisti, più giovani anche, che si ritrovano però nelle mie parole, è che possano sentire di avere la libertà di poter scegliere quanto e se esporre la propria storia, anche il quando, perché non siamo sempre uguali in tutti i periodi e stagioni della nostra vita. Quanto permettere che siano altri a descrivere la nostra condizione, la nostra visione, le nostre idee, ed esercitare un potere critico nei confronti di chi, come e perché determinate parole diventano accessori incorporati del nostro modo di tradurci al mondo. Concludo così. Il mio appello è non rassegnarsi alle tassonomie.
Ossia, nonostante l'esercizio di catalogare il mondo e la realtà sia uno sport millenario di cui anche filosofia e arte si rendono complici, c'è un conformismo di fondo che strumentalizza condizioni di oppressione perché prospera su limiti imposti e nomenclature selettive. Ciò che dico non va considerato in contrasto o in antagonismo con scelte di chi invece fa della propria biografia l'intero corpus artistico e letterario, o che rivendica determinate terminologie in maniera precisa. Anzi, la mia esperienza è per offrire un'alternativa o proporre la visione contemporanea di due realtà, seppur legate da antinomia. Personalmente parteggio per la normalizzazione di un processo che sostenga le artiste e gli artisti, senza che questi debbano a tutti i costi autodichiararsi, descriversi, giustificarsi di fronte a niente o a nessuno, specie nel contesto artistico, perché secondo me è già di per sé un atto politico essere presenti. Grazie.